Nadia Toffa spiazza tutti, ecco il regalo inaspettato per i suoi fan, video. La nota conduttrice bresciana ha sorpreso tutti i telespettatori delle Iene, ecco come. Ieri sera su Italia 1 è andato in onda un nuovo appuntamento delle Iene, il programma d'approfondimento creato da Davide Parenti. A inizio serata Nadia Toffa ha fatto una bellissima sorpresa ai telespettatori intervenendo in diretta dalla sua abitazione. La 38enne bresciana ha deciso di telefonare per rassicurare tutti i fan circa il suo stato di salute. In questi ultimi giorni, gran parte dei siti web e dei social network hanno parlato molto della conduttrice e delle fake news sul suo conto. Lo scorso dicembre la giornalista è stata colta da un malore mentre realizzava un servizio a Trieste, comportando l'allontanamento forzato dalla vita lavorativa. Due mesi dopo, durante la messa in onda di una puntata delle Iene Show ha rivelato a tutti di avere un cancro, una grave patologia per cui gli oncologi la stanno sottoponendo a vari cicli di chemio. Ecco la telefonata della Toffa alle Iene pubblicato sull'account Twitter del programma Mediaset. Il messaggio social della giornalista bresciana. Dopo alcune indiscrezioni infondate sulle sue condizioni di salute, Nadia ha deciso di rivelare a tutti come sta ora. Chiamando in diretta i colleghi Nicola Savino, Giulio Golia e Andrea Agresti, la 38enne bresciana ha affermato che la sua testa è in perfetta forma anche se i dottori le hanno consigliato di rimanere ancora a riposo. Qualche ore prima, attraverso un post pubblicato sui social, la Toffa aveva rassicurato i suoi seguaci annunciando che molto presto tornerà al timone delle Iene. Grazie della carica che mi date, ha scritto la giornalista accanto ad uno scatto che la ritrae sorridente e con un turbante al posto della parrucca bionda. Nadia annuncia il suo ritorno alle Iene. Nadia non vede l'ora di tornare a condurre il programma che l'ha resa celebre. Nel post pubblicato su Instagram e Facebook, la bresciana ha annunciato che domenica prossima 20 maggio 2018 sarà finalmente nello studio di Cologno Monzese accanto ai suoi colleghi. La strada per la guarigione è ancora molto lunga ma la 38enne ha dimostrato ancora una volta di avere coraggio e determinazione per sconfiggere questo brutto male. Se desiderate conoscere altre informazioni sulla giornalista, ma anche sullo show in onda su Italia 1, consigliamo ai lettori di cliccare sull'apposito tasto Segui canale Le Iene posto sopra l'articolo.